siamo abbandonati al nostro destino. Siamo stati gli unici a non prendere il ristoro. In questo momento converrebbe stare chiusi e non stare aperti, perché noi abbiamo solo spese e basta. Noi come apriamo a zero e chiudiamo a zero. Dietro le apparenze di questa meravigliosa giornata di sole si nasconde il volto di una crisi che sta colpendo al cuore il mondo del commercio a Palermo. Questa è la via Maqueda, la centralissima via Maqueda. Da sempre questa via è considerata una delle principali arterie per il commercio in città. Quello che si vede oggi sono dei tavolini vuoti, un sacco di saracinesche abbassate, molte persone che fanno la fila dietro un ufficio postale, le forze dell'ordine che controllano il traffico e tutta una serie di passanti un po' distratti. Qualcuno prende un caffè da asporto seguendo le normative, ma nei negozi non entra nessuno. E sono tanti che già stanno abbassando i prezzi per tentare di sconfiggere la crisi e recuperare un po' di fatturato rispetto a quella che è la catastrofe annunciata di questa seconda ondata della pandemia del Covid-2019. Sono in tanti ad avere deciso di restare chiusi, i ristoranti, i bar, molti con le nuove regole del DPCM hanno deciso di non aprire e hanno appeso alla porta del loro negozio un cartello che spiega il motivo per cui non lavoreranno. Il cuore commerciale di questa città si sta a poco spegnendo. Vetrine imbrattate da manifesti e da murales, di spettacoli che non si svolgeranno mai, negozi chiusi, antiche tradizioni artigianali che vanno sparendo poco a poco. Anche le bancarelle dei venditori ambulanti sono deserte, nessuno si avvicina. I ragazzi sono con le mascherine protettive, ma di gente che si appresti a comprare qualcosa non ce n'è. È un orario di punta, sono quasi le 12 del mattino. C'è chi aspetta disperatamente qualcuno entri nel proprio negozio per fare un po' di shopping e poi rientra mestamente all'interno del suo locale. A raccontarci la storia di via Maqueda oggi è Vittorio Provenza. Buongiorno, io sono Vittorio Provenza e durante il lockdown ho creato una pagina Facebook e un gruppo chiamato Palermo Produttiva. Il gruppo lo abbiamo creato con la dottoressa Cleoli Calzi e l'avvocato San Filippo. E questa pagina l'abbiamo aperta proprio il primo di maggio, proprio in occasione della festa dei lavoratori. E questo gruppo nasce proprio dall'esigenza di far sì che le partite IVA vengano messe in risalto, perché abbandonate. E a distanza di 9 mesi da quando c'è stato il primo lockdown, a oggi ci sono categorie che sono assolutamente dimenticate. Per esempio, qual è la categoria che tu rappresenti? Io rappresento tante categorie, però nella fattispecie per generazioni sono nella moda, nell'ambito della moda. Da quanti anni ti occupi di moda? Io mi occupo di moda dal 1985, quindi diciamo qualche anno è passato. Per cui ne ho viste passare acque proprio sotto il... Ma tempeste di questo tipo no? Tempeste di questo tipo. Ora però ci racconti com'è la tua giornata tipo, perché si lavora poco, si fattura poco, però stai andando a pagare una bolletta. Sto andando a pagare una bolletta. Questa bolletta di che cos'è? Questa bolletta è una bolletta del gas dell'ufficio, quindi è una bolletta, anzi fortunatamente è una bolletta
assolutamente abbordabile, perché oggi con 40 euro me ne esco, ma di solito tra Enel e altre utenze superiamo i 1000 euro a bolletta eccetera, quindi oggi se non le rete easy non hai come fare. 41,50. Ma come hai visto poc'anzi c'è una bella rateizzazione di via Macheda, del punto vendita che ho qui in via Macheda, di oltre 1000 euro che gioco forza ho dovuto rateizzare, perché oggi 1000 euro è diventata una cifra enorme. In quanto è fatturato medio oggi? Oggi non abbiamo fatturato medio. Allora, oggi noi apriamo ma siamo chiusi. Perché? Perché è tutta una contraddizione, nel senso che ci dicono di stare aperti come comparto moda, ma in realtà però non, le persone che scendono in piazza, in giro, per le strade a fare shopping non ce n'è. Per cui è una contraddizione, stiamo aperti, sciupiamo energia elettrica, sciupiamo del tempo, le giornate ci passano. Tutti i costi fissi rimangono stabili. Tutti i costi fissi sono esattamente lì, i titolari, i proprietari degli immobili ti vedono aperto e vogliono essere pagato. Lo Stato ci dice che di tanto in tanto ti dà un credito d'imposta, ma io credo che per il 2020 imposte da andare a pagare nel 2021 non ne abbiamo, quindi noi, loro ci danno un beneficio postdatato, per usare un termine bancario. Ma voi non avete ricevuto nessun ristoro? Noi come categoria abbiamo ricevuto un ristoro a giugno. Quindi a giugno abbiamo avuto un ristoro, un piccolo ristoro, cioè non può assolutamente sopperire a tutte le i costi fissi che noi abbiamo. Abbiamo anticipato la cassa integrazione ai dipendenti e ovviamente anticipando la cassa integrazione ai dipendenti che hanno percepito il ritardo, ovviamente poi hanno avuto la difficoltà a restituirtela, anzi non te l'hanno potuta restituire. Per cui l'attribuisci poi a un ipotetico TFR per andare a recuperare questo denaro, perché ovviamente non hanno come poterti restituire i tuoi addetti alle vendite queste somme di denaro. Quindi praticamente funziona così: tu hai anticipato la cassa integrazione ai tuoi dipendenti, poi i tuoi dipendenti hanno ricevuto la cassa integrazione ma non hanno la possibilità di restituirti. Ovviamente, perché devono vivere, quindi non te l'hanno restituita. Siccome questo debito nei miei confronti non lo possono, e io non glielo chiedo neanche, e allora glielo attribuisco al loro TFR. Ma è una prassi che colpisce? Non è una prassi assolutamente normale, non è una prassi regolare. Ma che molti commercianti devono fare per tenere in piedi l'azienda? Ma che molti commercianti non dobbiamo fare per tenere in piedi l'azienda, perché il giro scorso ci siamo riusciti, questo giro non sono nelle condizioni di poter anticipare cassa integrazione a nessun dipendente, perché ovviamente abbiamo a turno abbiamo dei dipendenti in cassa integrazione. A voi è toccato il bonus Sicilia? A noi è toccato il bonus Sicilia, anche questo è un altro capitolo di cui parlare, perché mi hanno fatto perdere un sacco di tempo tra speed, tra consulente, vai a destra, vai a sinistra. Richiedi il DURC all'INPS che deve essere assolutamente in linea, e poi per cosa? Per 2000 euro. Io credo che 2000 euro, io oggi 2000 euro, io come azienda, quindi parlo per la mia azienda, i 2000 euro oggi io li incasso perché per me sono vitali, ma in un altro periodo storico li avrei rimandati al mittente, perché è una mancia. Siamo abbandonati al nostro destino. Noi partite IVA dobbiamo per forza cercare di tirarci da soli a risolvere tutte le problematiche giornaliere che si presentano, così come l'Enel, può essere l'affitto, può essere il dipendente che fa parte integrante della nostra famiglia. E poi abbiamo pure le famiglie, perché non ci dimentichiamo che noi abbiamo le famiglie. Noi imprenditori abbiamo le famiglie. Questo negozio si chiama Antica Sartoria. Antica Sartoria, ci racconti, è un franchising nazionale. Questo è un franchising nazionale, ha una sessantina di punti vendita e nella scelta di un conto economico, è un direzionale,
è nella scelta di un conto economico aziendale, ha preferito proprio chiudere il punto vendita e ripresentarsi ad anno nuovo, a quando il Covid è passato, perché è un prodotto che si rivolge... Sperando che passi. Tengo a precisare una cosa, cioè anche io sono fatto di carne e ossa, quindi anche io ho famiglia, il problema del Covid esiste. Sì, ma infatti nessuno sta mettendo in dubbio che il virus esista. Anche noi... Non sei un commerciante negazionista, cioè stai attento, si vede. Assolutamente, e tra le altre cose anche noi abbiamo famiglia e anche noi rischiamo di, perdendo del tempo, perché noi qua perdiamo il tempo e facciamo avanti e indietro perché non sappiamo che fare, perché siamo assolutamente con le mani nelle mani a passare il tempo con la mente che ti va a 6.000 e non puoi fare nulla, e i conti che non tornano. Questo è il tuo negozio? Questo è il mio negozio. Questo negozio ha tanti negozi in Italia, ha pure i negozi a Milano. Quindi a Milano, di fronte al Duomo, c'è un negozio meraviglioso, chiuso. Immaginatevi le problematiche che ci sono dietro a un negozio. Noi già subiamo nell'abbigliamento, già stiamo subendo la seconda debacle. O debacle, scusatemi. Va bene, dai. In che senso? Nel senso che tu il negozio non è che... Ma apri, i dati noi, della crisi... Quando... Io sono al 95% di calo di fatturato attualmente. E come fai a restare aperto? Stai rimettendo sotto aperto, i tuoi? Io rimango aperto perché ho rinegoziato i fitti, ho il personale ridotto al lumicino, quindi ho una risorsa soltanto, vengo pure io a lavorare, ma dentro i negozi non entra nessuno. Dicevo che noi stiamo subendo la seconda mazzata, perché dietro un negozio, dietro un'attività c'è una programmazione, cosa che forse al governo non hanno capito. Dietro una programmazione c'è una scelta di prodotto, una scelta di collezione, le emissioni di prodotto, le stagioni, il timing, proprio un timing di inserimento di prodotto, per cui noi già veniamo da una stagione primavera-estate totalmente saltata e le aziende sono andate, molte aziende sono andate gambe nell'aria. Dai, entriamo, facci vedere il tuo negozio. Prego, accomodatevi, come che però sembra un deserto. È un deserto. Noi qua abbiamo circa 170 Buongiorno. Metri quadrati di attività. Abbiamo 170 quadrati di attività più i magazzini. Prodotto a palla, ma per chi? Per nessuno. Tra l'altro, anzi siamo fortunati che in questo momento c'è una cliente, quindi c'è una cliente. Di solito non siamo abituati a stare con le mani nelle mani, ma fortunatamente è un brand che funziona. Ecco, appunto abbiamo circa 70 punti vendita in Italia. Io mi occupo anche dello sviluppo in Sicilia di questo brand, ma siamo quanto puoi resistere ancora? No, io credo che se non arrivano dei sostegni urgenti, noi compromettiamo anni e anni di lavoro dei nostri genitori. Tra l'altro facciamo una considerazione, che una crisi così dal dopoguerra a oggi io così non l'ho mai vista, non l'ho neanche sentita, non l'ho letta neanche nei libri di storia. Ma la considerazione che facevo, perché io sono un figlio d'arte, nel senso che il nonno di mio nonno vendeva cuoiami e pellami, 1854, in via Alessandro Paternostro. E facevo una considerazione durante questi giorni di meditazione, chiamiamolo in questa maniera. La considerazione è che io sono lo stop di una crescita familiare, cioè di generazione in generazione comunque si è costruito e si è cresciuti. Oggi invece, quindi in pratica la prima generazione che sta erodendo i capitali che erano stati accumulati. Io sto peggio di mio padre, io sto molto peggio di mio padre, e ho 4 figli e sono seriamente preoccupato per i miei figli, ma molto preoccupato per il futuro di questi ragazzi. Di qua lo puoi vedere. Cosa si occupa? No, abbiamo un negozio di abbigliamento e scarpe. Ecco, la giornata ci passa così, a parlare, a prenderci un caffè, a disperarci, a dire che dobbiamo fare,
In questo momento converrebbe stare chiusi e non stare aperti, perché noi abbiamo solo spese e basta. Noi come apriamo a zero e chiudiamo a zero. E paghiamo la luce. Noi come Palermo Produttiva stiamo lanciando una provocazione. Dopo il Black Friday stiamo invitando tutti i nostri iscritti, ma non solo, in maniera provocatoria, proprio per dare un segnale e renderci visibili e far sì che le istituzioni ci vedano, vogliamo autochiuderci, ed è una chiusura di protesta. So perfettamente che è una cosa sbagliata tecnicamente da uomo che si occupa di sviluppo. So che diamo spazio alle multinazionali, diamo spazio ai grandi gruppi, e quindi non è non è corretto chiudere, ma credo che sia necessario. È un segnale di disperazione. È un segnale di disperazione. Qualcuno ci deve vedere, qualcuno ci deve sentire. Non è possibile che siamo dimenticati. Non è possibile. Siamo dimenticati, siamo abbandonati al nostro destino. Nessuno. Ma perché? Perché hanno avuto tutto quello che avevano di bisogno subito, mentre noi siamo una categoria... Beh, però non possiamo fare la guerra con i ristoratori, anche loro stanno soffrendo. No, io non sto facendo la guerra con i ristoratori, io sto dicendo che loro, con una piccola protesta, hanno ottenuto quello che volevano. Infatti non si lamenta più nessuno. Qua la categoria più abbandonata siamo noi. Quelli del comparto non abbiamo avuto nulla. Ci hanno abbandonato, non siamo anche rappresentati, dobbiamo dire le cose come stanno. In che senso non siete rappresentati? Non siamo rappresentati perché noi non c'è un'associazione di categoria che si è presa carico Confcommercio di questo problema. Confcommercio sì, fa delle azioni, le fa, perché mi costa personalmente che fa delle azioni, ma sono delle azioni lente. Noi stiamo morendo oggi, non puoi fare delle azioni domani non c'è più nessuno. Non c'è un domani. Domani non c'è un domani. Per noi no, domani. Quindi, noi... Confcommercio, Confesercenti, tutta questa burocrazia, questi tempi morti. Noi abbiamo bisogno di aiuto ora, non domani. Domani noi non ci siamo. E qui abbiamo Danilo Limuri, famoso comunicatore ma anche imprenditore, che si è lanciato un'idea, che palle. Ma che palle potrebbe essere lo slogan di tutti noi adesso, al di là delle meravigliose arancine che produci? Assolutamente sì, che palle. Che palle avere un negozio. Non ce la facciamo più. Che palle anche perché la situazione è così severa, amici miei, che noi della ristorazione da sport siamo stati gli unici a non prendere il ristoro. Gli unici. Che è una cosa vergognosa, perché forse c'è la discriminante che potremmo stare aperti. Ma stare aperti in che senso? Ma tutti stanno aperti e tutti lo prenderanno. Adesso pure con il mio caro amico Cucciauro, ma tutti prenderanno il ristoro. Noi siamo stati esclusi ed è una cosa anticostituzionale e sicuramente iniqua. Perché noi la ristorazione, noi ristorazione da sport, è la stessa cosa di altri, stessa cosa con l'abbigliamento. Quindi tutto il comparto moda. Il comparto moda è crollato. Loro ragionano per il codice Ateco ed è un'altra cosa che non va bene. Andrebbe ragionato per tutte le attività per commerciali, le partite IVA. Per le perdite. Io ti posso dire, dottor, non voglio non dirlo, io ho il 70%, 75% meno di fatturato. Ragazzi, quindi loro, essendo l'agenzia delle entrate che riesce a vedere, perché si scontrina tutto, perché c'è tutto sotto controllo, loro dovrebbero guardare le perdite reali, non diciamo un codice Ateco che in realtà all'inizio è stato scelto soltanto a livello statistico, come ben sappiamo noi. Siamo collegati con l'agenzia delle entrate, i nostri registratori di cassa sono collegati con l'agenzia delle entrate, sanno cosa sto perdendo io in questo momento rispetto all'anno scorso, ma non gliene frega niente. Si girano dall'altro lato. Ecco il grido di l'urlo che Palermo Produttiva vuole lanciare. A me sembrava molto interessante il tuo appello ai cittadini di scendere in piazza il giorno in cui sarete chiuso per stare accanto. Noi con i consumatori, quindi i consumatori che sono gli attori principali dei nostri fatturati devono darci una mano, devono venirsi a fotografare con le nostre locandine, da Che Palle, da Brusende, da Conciauro, da Di Franco, dove vogliono, e pubblicarlo nei loro social e fare diventare virale questo grido di aiuto, perché il governo non ci sta ad ascoltare, è come se fossimo invisibili. Ci racconti la storia di questo negozio, cosa doveva diventare? Questo negozio è un negozio che doveva aprire a maggio, è un hamburgeria, adesso ovviamente non può aprire perché, non essendoci turisti, ed è un locale prettamente rivolto al breakfast
quindi alle colazioni e al lunch, dinner e lunch di un certo tipo, quindi non essendoci completamente turisti conviene non aprire completamente. Quindi si tratta di un investimento che è andato sostanzialmente a fondo in questo momento. È un investimento totalmente bloccato. Questa è una palazzina che era assolutamente abbandonata, esattamente come potete vedere quei palazzi fatiscenti che sono dentro l'area Quaroni. E l'abbiamo con la mia compagna, anzi la mia compagna con l'azienda Kruder, ha riqualificato, donando questo angolo di marciapiede alla strada, alla via Macheda, consegnando questo lavoro fatto di mille sacrifici, fatto di mille sacrifici. Non avete idea per ripristinare questa palazzina, tra permessi, tra progettazione e quant'altro, sono passati circa un paio di anni, ma abbiamo riqualificato proprio assolutamente, abbiamo ridonato alla via Macheda un angolo che era totalmente abbandonato, come potete vedere. Questo punto vendita è aperto a metà giugno, anzi scusatemi, questo punto vendita è aperto a metà luglio, in piena pandemia, in piena follia, siamo dei pazzi, siamo proprio dei pazzi. Quando questa strada è una strada dove è una strada, via dei tesori, è una strada turistica, è una strada dove tutte le attività sono tutte connesse tra di loro, il bar con i ristoranti, con i negozi di abbigliamento, con i negozi di abbigliamento donna, con gadget, con il turismo, è una strada che è una strada come può essere anche qualunque altra strada. Cioè, oggi non c'è un settore che non è collegato a un altro, io questo ci tengo a sottolinearlo. Quindi il vostro grido d'aiuto è un grido che va... Il nostro grido non è un grido d'aiuto, non è un grido disperato, noi vogliamo essere visti dalle istituzioni. Però qui per esempio la cosa assurda è che ci sono i mercati aperti, qui non ci sono regole, non c'è sanificazione, ma che senso ha? Io mi batto da sempre con l'abusivismo, adesso... Tu non trovi le bancarelle lungo l'estate, ma ci sono durante il fine settimana qui, è pieno di bancarelle abusive. Poi ci sono quelli che invece sono censiti, che dovrebbero stare nelle strade limitrofe, ma in realtà stanno invece davanti alle nostre vetrine. Ma questo è un altro problema e non è un problema di minore importanza, perché non l'abbiamo assolutamente con gli ambulanti, anzi. Anche qui, come puoi vedere... Ma questi hanno chiuso praticamente. Qua è una bella storia da raccontare, nel senso che questi sono tutti negozi del comune. E questo secondo me proprio rappresenta... Come sono negozi? Sono immobili del comune? Questo è tutto un immobile del comune. Oh. Tutti i negozi sono inagibili. In che senso sono inagibili? Sono inagibili, non hanno l'agibilità, per cui... il patrimonio del comune ti affitta i locali e poi ti manda i vigili urbani a farti la multa e il SUAP te li chiude. Questi negozi invece sono aperti proprio perché hanno delle licenze vecchie che non possono volturare da padre in figlio, perché sono attività tramandate di padre in figlio, perché una volta che tu fai il passaggio te lo chiuderebbero in due secondi.